Questa mattina a Lugo le forze politiche di opposizione hanno partecipato alla marcia per l'ospedale indetta dal Movimento 5 Stelle per protestare contro i tagli verso i quali rischia di andare l'ospedale di Lugo. Non solo pediatria, che attualmente ha perso la reperibilità e la degenza notturna, ma anche urologia, nefrologia, neurologia e pneumologia potrebbero andare incontro ad un depotenziamento strutturale e quindi anche di organico. Dall'altra parte, tuttavia, l'azienda sanitaria garantisce un investimento di 4 milioni e 300 mila euro con l'aumento dei posti per dialisi, poliambulatori e ambulatori chirurgici e un blocco operatorio di day surgery con due sale operatorie. Una promessa che convince tuttavia solo i sindaci dell'Unione della Bassa Romagna, il Partito Democratico e l'amministrazione di Lugo, schieratisi a favore delle scelte dell'USL. E per questo oggi è al centro delle critiche dei manifestanti che si sono fermati sotto la sede del principale partito locale, inneggiando slogan a favore della salvaguardia del presidio ospedaliero. Su quello che ci ha raccontato la dirigenza due giorni fa, sostanzialmente si tratta di abbattere una palazzina che già c'è e ricostruirla di nuovo, per cui non aggiungono e non tolgono nulla rispetto al comparto in discussione, cioè ostetricia e ginecologia. Ci sono poi i dati di fatto. Prima di tutto la chiusura di pediatria H24 è rimasta solo H12 e il fatto che chiunque partorisca a Lugo comunque se ha dei problemi con il proprio neonato deve correre a Ravenna, perché di fatto non c'è più reparto di neonatologia. Questo l'avevamo già previsto un anno fa, non solo noi ma tutte le forze politiche che sono intervenute in questo corteo, in questa manifestazione, e dall'atto aziendale e poi dal documento di assetto organizzativo si evince comunque un depotenziamento di reparti come pneumatologia, neurologia, ufologia e nefrologia. Questi sono dati di fatto, ovviamente loro non li hanno smentiti quando sono venuti due giorni fa nell'assemblea plenaria dei consiglieri, hanno anche ammesso che c'è una criticità nei confronti del pronto soccorso che in questo momento difficilmente riesce a smaltire in modo veloce le liste d'attesa, hanno promesso che risolveranno anche questo problema. Per quanto riguarda pediatria loro hanno ribadito che questo è un dato di fatto e che da qui non si può tornare indietro e che anzi i cittadini di Lugo comunque si dovranno aspettare altri, loro li hanno chiamati altri riassetti organizzativi che sono già stati previsti perché l'atto aziendale è stato votato all'inizio di maggio da tutta la conferenza sociosanitaria, quindi tutti i 72 sindaci dell'area vasta, e approvato quello i direttori generali, il direttore generale e il direttore sanitario hanno carta bianca sostanzialmente. Ecco, l'ospedale di Lugo era uno degli ospedali fiore all'occhiello della provincia di Ravenna, da un po' di anni ha un po' di problemi di organico. Voi come ve la spiegate questo improvviso ridimensionamento? Allora, siccome nella legge dell'area vasta viene specificato che un ospedale per essere ridimensionato deve rientrare in certi parametri, noi ci spieghiamo il fatto che ci siano stati, diciamo, dei demansionamenti oppure dei tagli al personale proprio per fare in modo che l'ospedale di Lugo rientrasse in questi parametri. Faccio un esempio: un ospedale di Lugo che faceva 500 interventi di senologia all'anno perché aveva un dottore molto molto bravo, il dottor Magalotti. Con il nuovo riassetto, poiché Magalotti sappiamo è andato via in quanto lui voleva un'unità semplice di senologia che non gli è mai stata concessa, col nuovo riassetto, quindi col nuovo oncologo e con i nuovi dottori chirurghi, l'ospedale di Lugo fa un quinto degli interventi che faceva precedentemente. Rientrando in questi parametri, non solo è in bilico la vocazione, anche se durante l'assemblea loro hanno confermato che cercheranno di preservare questa vocazione senologica dell'ospedale, ma è in bilico proprio il concetto stesso di reparto di senologia, per cui, come loro hanno poi sottolineato, vocazione non vuol dire esclusività, quindi i cittadini dovranno anche entrare in ordine delle idee che per certe tipologie di interventi saranno obbligati ad andare altrove. Io personalmente in ogni caso non ho mai creduto alla chiusura dell'ospedale, penso piuttosto, ed è una presa purtroppo, che la crisi di fiducia che vive questo nosocomio è presente da tempo, la caduta di reputazione pure, e allora se ciò è accaduto si poteva evitare e da chi? Non credo neanche che vada nella direzione di rafforzare l'ospedalità privata accreditata, per una semplice ragione, perché ho sempre pensato che
pensi da anni, e lo penso tuttora, che il servizio sanitario pubblico intanto rappresenti una scelta di civiltà. Il servizio sanitario nazionale è uno solo. E all'interno di questo sistema ci sono produttori e erogatori a gestione pubblica, che è lo Stato, e erogatori a gestione privata, accreditata, che lavorano a nome per conto dello Stato e in questo senso svolgono una funzione pubblica. E quindi nella misura in cui andrà bene il sistema pubblico va bene anche il privato. Nella situazione inversa va male per tutti, ma soprattutto per chi? Per i cittadini che sono i veri finanziatori del sistema sanitario nazionale. Quindi come mai ha deciso di aderire alla manifestazione, visto che non crede al depotenziamento? Ho deciso di aderire alla manifestazione intanto per un paio di ragioni. La prima, che di fronte all'invito dell'amico Coppolo non potevo certamente dire di no, siamo in Romagna e per noi l'amicizia è un valore. La seconda, perché c'è bisogno, noi siamo un movimento civico di cittadini e desideriamo stare tra i cittadini. Essendo una manifestazione di cittadini per l'ospedale, siamo qui a sostenere quindi la funzionalità dell'ospedale pubblico. 2,35 miliardi di euro alla sanità. Quando vi dicono non ci sono i soldi, chiedete ai vostri sindaci, ai vostri rappresentanti in regione, ai vostri rappresentanti in Parlamento perché l'Emilia Romagna ha firmato questo accordo. Non si può lamentare la regione di non avere i soldi e poi avallare un accordo per una riduzione di fondi di 2,35 miliardi. Punto primo. Punto secondo, adesso dopo avervi dato questa mazzata vi do una notizia bella a metà. La settimana scorsa è passato in Consiglio regionale, è stata approvata una risoluzione dove siamo riusciti ad ottenere noi come Movimento 5 Stelle il blocco delle situazioni negli ospedali dell'Emilia Romagna almeno fino ad approvazione del prossimo piano ospedaliero. È vero che è stata approvata questa risoluzione e quindi in teoria non dovrebbero più muovere una foglia fino all'approvazione di questo piano di riordino ospedaliero, perché la mia battaglia fin dall'inizio in regione è stata: voi continuate a ridurre, depotenziare, spostare sulla pelle dei cittadini e noi non sappiamo nemmeno contro cosa dobbiamo combattere, perché di scritto non c'è niente. Noi abbiamo chiesto ufficialmente quale fosse il piano di programmazione sulle strutture ospedaliere e ci è stato risposto non c'è. Quindi abbiamo sollecitato l'assessore, che entro settembre in teoria ci dovrebbe dare questo piano di riordino, perché appunto fino adesso hanno fatto un po' come gli pareva, proprio con la scusa che tanto non essendoci nulla di ufficiale e di scritto andavano a fare i tagli un po' come volevano, in maniera, se vogliamo essere ottimisti, inconsapevole, se vogliamo essere un pochino più furbi o metterci nella loro ottica, come gli conveniva.